Ciao ragazzi, come sapete io sono Davide Celletti, chitarrista dei Black Therapy e solista. Bentornati sul canale. Oggi ci andiamo a vedere questa scala minore a 6 corde, mentre il cane abbaia, che possiamo utilizzare per la sua comodità e particolarità. Dicevo, possiamo usarla per andarci a creare dei lick molto interessanti, come quelli che ti ho fatto vedere nell'introduzione a questo video. Ora, la scala è questa qua. Re minore. Come la andiamo a creare questa scala? Semplicemente prendendo la normale scala minore, che probabilmente conoscerai in questa posizione, e andando a toglierci la settima, cioè questa nota qua. Se togliamo questa nota, ci rimane questa posizione simmetrica e comodissima da suonare. Tonica, nona, terza, quarta, quinta e sesta minore, ovviamente. Prendiamo questa forma, la andiamo a portare all'ottava superiore sulle corde Re e Sol, e ancora all'ottava superiore sulle corde Si e Mi cantino. Come potete vedere, su ogni corda abbiamo la stessa identica diteggiatura: indice, medio due tasti più avanti e anulare sul nuovo tasto. Questa simmetria e questa comodità ci permettono di eseguirla in maniera molto rapida, con poco sforzo. In questo caso, questo è il primo lick che ho eseguito all'inizio di questo video. Dicevo, in questo caso andiamo a ripetere l'esecuzione su ogni corda prima di passare alla successiva, per generare il lick che hai appena sentito. Un lick in pennata alternata abbastanza standard, però molto interessante, e che possiamo utilizzare come esercizio per la nostra pennata. Ovviamente questa posizione possiamo andarla a suonare in diversi modi, per creare dei lick più vari e che comunque suonano in maniera molto interessante e particolare. Per esempio, un altro lick che ho creato e che puoi sentire all'inizio di questo video è questo qua. In questo lick in pratica ho prima eseguito un arpeggio di Re minore con la nona, e poi ho aggiunto delle note proprio scalari, diciamo. Possiamo sequenziarla in tanti altri modi. Per esempio, la terza sequenza che ho creato e che puoi sentire all'inizio del video è questa qua. Allora, sulla prima corda eseguiamo la scala in maniera normale e arriviamo alla fine anche sulla corda successiva. Poi torniamo indietro. Ritorniamo sul tredicesimo tasto, torniamo indietro e andiamo avanti. Eccolo qua. Questo è il lick che andiamo a ripetere su tutte le corde. Scusate. Ora,
Questi sono tre esempi che io ho creato. Tu puoi prendere questa scala e andarti a creare i tuoi leak e fraseggi. Come detto, perché questa scala è interessante e merita di essere studiata? Ora, perché questa scala è interessante e merita di essere studiata? Sicuramente per la simmetria della sua diteggiatura, in quanto su ogni corda andiamo a eseguire la stessa identica diteggiatura su tutte le corde della scala. Questo permette di creare dei fraseggi shred comunque interessanti, ma molto semplici da memorizzare e da eseguire. Poi, a livello di sound, avendo tolto la settima, otteniamo una scala molto particolare, in quanto alla fine di ogni corda presenta questo intervallo di semitono. Semitono, semitono, e così via, in quanto la ripetiamo sulle diverse ottave. Semitono, semitono. La presenza di questi semitoni che non vengono interrotti dalla settima minore, che come sai sta un tono di distanza sia dalla sesta minore che dalla tonica, dicevo, la presenza di questi semitoni continui crea un sound eolio molto particolare, che a me piace molto in quanto è particolarmente cupo, triste e in qualche modo anche epico. Bene, se questa lezione ti è interessato, iscriviti al canale, metti mi piace al video e soprattutto dai un'occhiata al mio videocorso sul tapping a otto dita che ho pubblicato da circa 2 settimane e di cui ti metto il link qui sotto. Nel videocorso, tramite 82 esercizi, 5 pezzi e 10 leak, vado a sviluppare la tua tecnica del tapping a otto dita dalle basi fino alle massime vette tecniche. A questo proposito voglio dare il benvenuto a Marco e a Matteo che sono entrati oggi nel mondo del tapping a otto dita, che hanno preso il corso e che insomma mi hanno scritto e che stanno cominciando a studiare. A questo proposito volevo invitare chi ha preso il corso e si è trovato bene nel seguirlo, insomma che è rimasto soddisfatto, cioè a tutti, no scherzo, dicevo voglio invitare chi ha preso il corso a scrivermi e magari a mandarmi una piccola recensione, soprattutto una testimonianza di come si è trovato col corso, di cosa gli è piaciuto, in modo che possiamo cominciare un po' a farci pubblicità qui su YouTube Italia, in quanto stiamo portando una nuova cultura della chitarra shred, e insomma, facciamolo tutto insieme, studiamo il tapping, studiamo la pennata alternata, e corriamo su queste chitarre. Bene, a presto!